I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have the . 2277. Sono passati 200 anni dalla pesante guerra nucleare che ha costretto i sopravvissuti a creare società sotterranee indipendenti all'interno di bunker chiamati Vault. In un'atmosfera straniante che combina elementi retro anni 50 a tecnologie futuristiche e robot senzienti, noi viviamo i nostri primi istanti di vita. Guidati da nostro padre, faremo i primi passi nel Vault 101. La nostra crescita seguirà fasi fondamentali che mascherano egregiamente un tutorial utile ad attribuire le abilità basilari del nostro personaggio, a partire dalla nascita, passando dal compimento del 10° compleanno, dove riceveremo il nostro primo Pip-Boy, strumento guida indispensabile per ogni mittente del Vault. Sino alla maggiore età, quando ci sveglieremo scoprendo che nostro padre, unico genitore rimastoci, è scappato dal Vault per motivi misteriosi, motivi che spingeranno anche noi a fuggire in sua ricerca. Vedremo quindi per la prima volta il mondo esterno, rimanendo basiti per la vastità del territorio che ci si estende davanti. Qui Fallout 3 inizia a stupire per la grande qualità del comparto grafico. La linea di orizzonte vastissima permette di intravedere in lontananza edifici e monumenti famosi, per la maggior parte raggiungibili a piedi, deturpati dalla catastrofe che ha afflitto gli USA rendendoli un disastro post-nucleare. Tutti gli elementi che incontreremo hanno dettagli capaci di stupire, dalla città aperta agli interni delle case. Dall'acqua assolutamente realistica ai vari tipi di nemici che incontreremo. A parte qualche incertezza delle textures se guardate da vicinissimo o una visuale in terza persona poco ispirata e pressoché inutilizzabile, il titolo Bethesda lascia assolutamente a bocca aperta per qualità e vastità. Fortunatamente il nostro viaggio non ci vedrà protagonisti solitari. Tra i compagni che potranno unirsi a noi spicca assolutamente Dogmeat, il primo cane non mutato dalle radiazioni che incontreremo e che ci seguirà fedelmente per il resto del gioco se sapremo prendercene cura. Oltre che spietato in battaglia, il simpatico animale è capace di cercare nelle immediate vicinanze degli oggetti e portarceli. Fallout 3 riesce nell'impresa di combinare generi diversi di gioco, ovvero GDR, sparatutto ed azione a turni. Il gioco nasce e si sviluppa come classico GDR, con personaggi con cui dialogare ed ottenere quest, che ci porteranno sempre più vicino al nostro obiettivo, il tutto con un sistema di combattimenti del tutto identico a quello dei normali sparatutto. Abbiamo il grilletto per sparare, il tasto per caricare l'arma, così come quello per fare piccoli salti. La particolarità capace di fondere il genere GDR all'FPS è che le nostre skills, ad esempio l'essere più o meno abili nell'utilizzo di un'arma, influenzeranno in maniera diretta la nostra mira e quindi le possibilità di colpire il nemico, così come la possibilità che la fase di ricarica di un'arma si blocchi facendoci perdere tempo prezioso. Il terzo elemento da far convivere con FPS e GDR era il marchio dei due predecessori, ovvero la strategia a turni. Anche in questo caso Fallout riesce nell'impresa. Durante una sparatoria, tramite la pressione di un tasto dorsale, entreremo nella modalità VATS, dove avremo il tempo di selezionare il nemico che preferiamo e la zona del corpo da colpire. Per ognuna di esse appare una percentuale indicante le probabilità di riuscire nel colpo, che si basa sulla distanza tra noi ed il bersaglio, il livello d'abilità che abbiamo con l'arma imbracciata ed addirittura dalla posizione della parte mirata rispetto al corpo del nemico e dello scenario. Tentare di mirare ad una parte coperta dal resto del corpo sarà semplicemente impossibile, così come mirare un arto nascosto dietro un ostacolo ambientale. Colpire con successo una precisa parte del nemico significa talvolta danneggiarla impedendone il corretto utilizzo, riuscendo quindi a rallentare i nemici rendendoli zoppi, facendogli cadere le armi colpendoli alle mani o stordendoli seriamente colpendoli alla testa. Le uccisioni realizzate tramite questo sistema mostreranno animazioni di assoluta crudezza, con arti violentemente recisi dal corpo. Ovviamente l'utilizzo di tale sistema va dosato, per questo abbiamo gli Action Points, anch'essi trasposizione perfetta dai primi capitoli, che si consumeranno ad ogni nostro utilizzo del VATS.
Unico modo per ricaricarli è attendere qualche secondo, durante i quali dovremo cavarcela in real time come in un classico sparatutto, oppure utilizzare una particolare droga, il jet, capace di aumentare i punti azione disponibili. In Fallout, infatti, sono presenti anche droghe, e non solo. Le risorse che il territorio ci mette a disposizione sono limitate e quelle poche sono infette da radiazioni. Raramente avremo a disposizione grosse scorte di medicinali, spesso introvabili e costosi da acquistare, perciò dovremo abituarci ad utilizzare qualsiasi cosa ci capiti alla mano. Bere acqua sporca ci darà energia, così come mangiare cibi e carne di qualsiasi provenienza essa sia, ma aumenterà continuamente il nostro livello di radiazione assorbite, che a determinati livelli porterà a malattie e depotenziamenti. Il gioco è quindi un continuo dover scegliere quando sia il caso di usare una risorsa e quando sia meglio resistere, l'essenza della sopravvivenza. Un mondo così in rovina è soggetto però anche ad una criminalità che nemmeno le forze dell'ordine più attrezzate riescono a contrastare del tutto, ed è perciò diffusissima la presenza di droghe ed alcol. Spesso meno costose dei medicinali, è capace di fornire grossi potenziamenti al character, in cambio di pesanti limitazioni. Assumere pillole Mentats ci darà grande capacità di concentrazione, permettendoci di interagire con elementi per i quali sarebbe necessario un livello di intelligenza maggiore, così come whisky e vodka ci renderanno più letali e violenti nel corpo a corpo, a discapito dell'intelligenza e percezione. Potremmo finire per essere costretti ad assumere più sostanze mischiate, ottenendo un alto rischio di dipendenza da alcol e droghe. Le alterazioni fisiche sono legate anche ai danni subiti in fase di battaglia. Così come noi possiamo colpire punti determinati dei nemici inibendone il corretto funzionamento, anche i nemici ed eventuali esplosioni dovute a mine o bombe possono ferirci localmente. Danni alle gambe ci renderanno visibilmente più lenti, danni a braccia e corpo peggioreranno la nostra mira e danni alla testa ci porteranno a momenti di pericolosissima alterazione visiva. Mentre per ripristinare l'energia totale è sufficiente dormire o riposare, in assenza di nemici vicini, per curarsi ferite mutilanti è necessario rivolgersi a dottori, oppure utilizzare gli Steampack, i medikit del gioco, localizzando il loro potere curativo sulle singole zone da rigenerare. Il titolo Bethesda stupirà talvolta per difficoltà, e vedere truculenti morti del protagonista diventerà un'abitudine se non sapremo utilizzare al meglio le nostre abilità, gli oggetti e le armi a disposizione. Proprio per questo potremo disporre di molteplici armi, acquistabili o reperibili nel mondo di gioco. Oltre a pistole di differente calibro, avremo a che fare con fucili a pompa, fucili da cecchino, lanciamissili, granate, varie armi laser, sino al poderoso Fatman, capace di scagliare alla distanza delle cariche nucleari abbastanza potenti da sgombrare intere aree ed abbattere i mutanti più grossi. Se tutto questo non fosse sufficiente, avremo modo di autoprodurci nuovi giocattoli da guerra una volta trovata casa ed acquistato un banco di lavoro. Tramite appositi schemi potremo ricavare da inutili oggetti trovati in giro delle armi uniche e potenti, che vanno da piccole pistole a potentissime granate incendiarie. Fallout 3 conferma completamente ogni ottimistica aspettativa, con un'esperienza completa in ogni suo elemento, senza sbavature che ne inficino la giocabilità. Lo spirito dei precedenti capitoli torna perfettamente integrato in un titolo 3D con grafica e audio di altissimo livello, ed un gameplay impegnativo, innovativo ed unico. Semplicemente un capolavoro da non perdere. In my heart I have but one desire.